un'operazione, quella toponomastica che ha fatto il Comune su mia proposta, che guarda al futuro, che guarda i giovani della nostra città, perché la scelta di intitolare queste due strade a due grandissimi calciatori che hanno fatto in modo diverso, in epoche diverse, la storia della nostra amata Fiorentina, è una con storie toccate poi nella fase, diciamo, post carriera agonistica da una terribile malattia, che il fatto di rendere pubblico queste sofferenze ha contribuito anche a creare nella società una consapevolezza maggiore sui rischi, sulle difficoltà che chi è colpito da questa malattia deve affrontare. E leggendo appunto queste due persone, Armando Segato e Stefano Borgonovo, testimoni di questa lotta, non soltanto in campo ma anche fuori dal campo dopo la fine dell'attività agonistica. È un'operazione che si compone di un altro tassello altrettanto importante, che parla altrettanto al futuro, che è quella di reintitolare, diciamo, intitolare ufficialmente lo stadio a un partigiano, un'altra persona che ha dato la sua vita per la causa della liberazione di Firenze e dell'Italia tutta, Gino Bozzi, perché in questo modo chi farà sport, i ragazzi che faranno sport in quell'impianto, ricordiamo che è un centro federale territoriale della FIGC, quindi insomma le migliori ragazze e i migliori ragazzi delle leve calcistiche toscane si trovano lì tutti i lunedì, quindi insomma avranno modo di fare sport in un ambiente intitolato ad un partigiano, e arrivando per un largo e per una strada intitolata a due grandissimi calciatori morti per SLA, e che hanno fatto appunto della loro lotta contro questa terribile malattia una bandiera e un manifesto, diciamo, di solidarietà condiviso da tanta parte della popolazione.